Marco Cossolo, presidente Federfarma, la saluto. Abbiamo avuto tanti argomenti oggi. Federfarma è con noi in questa battaglia per quanto riguarda la fornitura di mascherine, il prezzo che non deve essere da ladroni, chiunque faccia quel prezzo, e l'IVA dal 22%, abbassarla almeno al 4%, se non niente IVA sulle mascherine, comunque diciamo al 4%. Voi vi siete già mossi, l'avete fatto, messo proprio per iscritto, mi dica. No, come ci avevamo detti l'altra settimana, l'altro giorno, noi abbiamo mandato la richiesta ufficiale, la proposta ufficiale di ridurre l'IVA al 4% sulle mascherine ai ministeri competenti, ovvero al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia. Non dovrebbe esserci un grosso problema di copertura, perché le mascherine l'anno scorso non si vendevano, quest'anno si vendono in grandissimo numero, quindi il problema di copertura economica non dovrebbe esserci. Rimaniamo in fiduciosa attesa di una risposta anche circa le altre due nostre proposte, che sono la distribuzione gratuita per le persone fragili e in difficoltà economiche attraverso la catena delle farmacie, e continuiamo a dire imponeteci per legge un ricarico basso, più basso di quello dei farmaci, ma amministrato tutto il territorio nazionale. Cioè obbligo di un prezzo etico, lo vogliamo chiamare così? Cioè di un prezzo ricarico fisso su ogni mascherina, è così? E chi controlla? Se si fa una norma, ovviamente la norma viene rispettata, le farmacie già lo fanno normalmente sui prezzi dei farmaci, perché noi abbiamo un ricarico amministrato, e in questo modo poi gli organi competenti controllano. E io ribadisco, sanzionino pesantemente i nostri iscritti che non si attengono, mi piace tantissimo, perché sono pochissimi e stanno infangando il nome dei tanti che lavorano bene. Allora, prezzo controllato, via l'IVA al 22%, lo facciamo scendere al 4%, e distribuzione gratuita per i soggetti fragili e deboli. Sarà carina da capire come, bisognerà vedere. Mezzi ce ne sono. Noi basta non presentare al farmacista la dichiarazione dei redditi. Va bene, chiudiamo. Ci possiamo. Sicuramente non è un problema. Va bene.